È un po' di Tazzi, con tranquillità, eh? No, ma io perché? Ma è sbagliato, è una parte legale, io sono entrato non è in contatto con questa, con questo aspetto, diciamo, della cultura, della risorsa culturale del territorio della provincia di Grosseto. L'anno scorso, quando ho cominciato a lavorare per la Commissione Cultura del Partito Socialista, facevamo una serie di iniziative sulla cultura, l'arte, i beni culturali, i beni architettonici come valore, diciamo, anche economico, turistico, e quindi che portano poi economia e portano denaro anche alla comunità e quindi ai territori dove questi vengono valorizzati. Fra l'altro venne anche in uno di questi incontri, venne anche il nostro sindaco, che fece anche una buona relazione. Non so se perché lo stimolai particolarmente o perché comunque è bravo a fare le buone relazioni. In questo caso partecipò e se lo ricorderà. Io poi sono andato avanti in questa ricerca anche con altri collaboratori, fra cui Pier Giorgio Zotti, e abbiamo portato avanti altre iniziative. Diciamo che Giorgio Zotti sarà mercoledì prossimo che parleremo di Roberto Ferretti, delle tradizioni. Sì, che è coordinatore. Daniele Sarno quella serata si sfogherà stasera. Io poi oggi, stamani mattina, sono andato appunto in questa veste a casa di Gianfranco Luzzetti. Siamo stati con lui fino alle 2:30 circa, e quindi siamo stati 4 ore a parlare, a vedere la sua collezione. E veramente a questo punto, in questo caso, ero nelle vesti del coordinatore della Commissione Culturale del Partito Socialista, che intende portare avanti questo discorso sui beni culturali di tutto il territorio della provincia di Grosseto, laddove è possibile, avendo amministrazioni interessate, collaborando quindi con tutte le amministrazioni di tutto il territorio della provincia di Grosseto. Questa, però, adesso voglio parlare a titolo personale. Su questo ci sarà naturalmente una posizione che vorrà prendere, se vorrà prendere il partito lo farà il segretario, eccetera, io non voglio dire nulla. Voglio invece parlare della mia posizione personale, come presidente di un'associazione, si chiama Associazione Culturale Polis 2001, che è anche questa, fra l'altro, patrocinata anche dal Comune sui beni culturali, ha dato un patrocinio anche Ilio Bonifazi, anche come presidente della provincia. Non so se lo ricorda, perché intanto i patrocini sono un po' così, cioè non c'è un euro di contributo, però il patrocinio è apprezzato, prestigiosissimi. Allora io dico questo, il valore della donazione, della collezione di Luzzetti è un valore assoluto. Lui come persona è una risorsa, è un esempio di come una persona parte da un luogo come quello della Maremma e si costruisce una fama, un prestigio, una grandezza anche personale che è riconosciuta in tutto il mondo, va bene? Quindi io dico che i suoi valori, per quello ne posso capire io ho fatto, non ho una grande diciamo background di studioso dell'arte, ma ho studiato per 5 anni Caravaggio, perché ho fatto uno spettacolo e è andato a Roma in 10 repliche fino al 15 di febbraio, quindi ho studiato la bellezza assoluta, perché Caravaggio è un genio, e ho studiato la bellezza assoluta. La collezione di Luzzetti deve essere portata a Grosseto, certo, in tutti i modi, con quello che lui chiede, questa è la mia posizione personale, con tutte le garanzie che vuole, al di là di tutti i codicilli, favorilli, le risonanze magnetiche, eccetera eccetera, perché in prospettiva per i giovani, per 200-300 anni, quella collezione ha un valore economico, ha un valore sociale, ha un valore di preparazione culturale, di educazione all'arte. Questo deve essere fatto.
non do, il sindaco ha parlato benissimo, porta avanti le sue ragioni, però non credo che non capisca la bellezza, perché il sindaco è stato a casa di Luzzetti, questo me l'ha detto stamani, io è la prima volta che ci andavo, hai apprezzato, l'hai detto anche tu, eccoci vai, quindi hai visto, io l'ho visto in 4 ore, tu l'hai visto più di me, sei andato nel dettaglio, quindi quella collezione dà una prospettiva a Grosseto e alla sua provincia di decenni, di secoli secondo me, se viene portata qui e viene mantenuta qui, poi il metodo trovatelo. Ma ci deve essere, non può essere lasciata lassù, non può essere mandata da un'altra parte, spendete pure tanti soldi perché piano piano ritorneranno fra 10 anni, fra 15 anni, fra 20 anni, ma tornerà soprattutto l'educazione all'arte, la cultura, Grosseto ne ha bisogno. Bravo Francesco, io spero che questo discorso tu l'abbia fatto anche a lui però. Non soltanto al sindaco e a noi, ma tu l'abbia fatto anche a lui, perché capisca anche lui che la bellezza è un bene assoluto. Quindi, siccome perché se no il discorso diventa un po' ferrugginoso e difficile da comprendere, non deve essere un ricatto sul piano culturale, perché a noi i ricatti non ci piacciono. Allora, l'avvocato ha dato un'indicazione che mette al posto capra e cavoli. Il sindaco si farà portatore di questo, sono sicuro che il dottor Luzzetti, che è persona sensibile, persona attenta, lo dimostra da quello che è riuscito a realizzare, scherzando diceva dal petrolio all'arte, mica da tutti, insomma venga incontro, non gli dico gli daremo il grifone d'oro, gli daranno il grifone d'oro perché porta sfiga, ebbene glielo dico, ma direi la testimonianza affettuosa dei grossetani c'è. Se noi oggi ne parliamo anche con un certo vigore, un certo forma di apparente contrapposizione, è perché ci teniamo tutti, perché io capisco anche chi porta questo cognome Luzzetti che gli dispiace, perché è questa sera bisogna vedere Gianfranco, dai, uffa il bischero, dai, detto proprio la Giunca, lui dice un carico. Ma ci riusci in sicurezza, ma questo lo faremo e lo faranno. L'indicazione c'è e questa sono sicura.